TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Benvenuti, buon inizio di settimana dalla redazione di Teleregione Live. L'avete sentito anche in anteprima nei titoli del nostro TG Live, perché si apre con la cronaca di un morto e due feriti. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 389 nel territorio di Villa Grande Strisaili. Intorno alle 16.30 si sono scontrati un'auto e un fuoristrada. Il conducente dell'auto, Salvatore Barrilli, 87 anni, di Villa Grande Strisaili, è morto sul colpo. Due persone invece che viaggiavano sul fuoristrada sono rimaste ferite, una in maniera grave. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, l'elisoccorso per il trasporto del ferito grave in ospedale. Nel luogo dell'incidente hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei e le forze dell'ordine per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità. La polizia del Messico ha arrestato domenica tre persone presumibilmente implicate nell'omicidio di Ornella Saiu, assassinata il 31 maggio nella località di Playa del Carmen. Lo hanno riferito all'ANSA fonti locali. E adesso ci occupiamo di due partite importanti per il presente e per il futuro della Sardegna. Domani la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncerà ufficialmente la candidatura del sito di Sosenatos a Lula per l'Einstein Telescope. Annuncio previsto lo scorso 25 maggio, poi slittato per la visita in Emilia-Romagna della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L'altra partita importante è rappresentata invece dai fondi del PNRR e dall'incontro tra le regioni, compresa la regione Sardegna, con il ministro Raffaele Fitto. Ci dice tutto in questo servizio Daniela Stara. Domani, martedì 6 giugno, sarà una giornata importante per la Sardegna. Nel pomeriggio sarà infatti presentata alla stampa la candidatura italiana per l'Einstein Telescope, la futura grande infrastruttura di ricerca per la rilevazione delle onde gravitazionali, un progetto di impatto scientifico e tecnologico di livello internazionale. Sarà la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni a fare l'annuncio, ovvero il sito di Sosenatos a Lula. Per l'occasione ci saranno il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, il premio Nobel Giorgio Parisi e il presidente della regione Cristian Solinas. L'incontro si terrà all'Osservatorio Astronomico di Roma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Per il governatore Solinas è una delle grandi e importanti partite aperte della Sardegna, assieme ai fondi del PNRR. In questi giorni, infatti, proseguono gli incontri del governo con i presidenti di regione. L'agenda del ministro Raffaele Fitto segna anche quello con Solinas. Sull'argomento dei fondi, l'opposizione in Consiglio regionale in fermento. In una nota, Michele Ciusa del Movimento 5 Stelle si chiede perché i progetti di Abbanoa e RFI, quelli che dovrebbero modernizzare l'isola, non siano ancora partiti e sottolinea come la regione rischi di perdere i finanziamenti. In vista dell'incontro con il ministro Fitto, dice Ciusa, il presidente Solinas pretenda che le nostre risorse non vengano scippate. Si assuma la responsabilità davanti al ministro affinché i progetti vengano avviati nei tempi utili. I ritardi di questo governo regionale, conclude la nota, non possono ricadere sui cittadini. Lo avete sentito, ritardi sui lavori e quindi fondi a rischio del PNRR. La conclusione dei lavori dovrebbe avvenire tassativamente entro il 2026 e il rischio è quello di perdere 170 milioni di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo l'Osservatorio sul PNRR della Fondazione Open Polis, anche il collegamento tra la stazione di Olbia e l'aeroporto Costa Smeralda sarebbe a rischio. L'opera oggi dovrebbe essere completata almeno al 50% e invece i lavori non sono ancora iniziati. Gian Domenico Mere. La conclusione dei lavori dovrebbe avvenire tassativamente entro il 2026. Il rischio è quello di perdere i 170 milioni di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo l'Osservatorio sul PNRR della Fondazione Open Polis, anche il collegamento tra la stazione di Olbia e l'aeroporto Costa Smeralda sarebbe a rischio. L'opera ad oggi dovrebbe essere completata al 50%, invece i lavori non sono ancora iniziati. Vi sono due progetti molto importanti, facilmente realizzabili anche in tempi brevi. Uno è il collegamento ferroviario tra Sassari e l'aeroporto di Alghero e la stessa città di Alghero con l'aeroporto di Riviera del Corallo. Ma poi vi è quello importantissimo con il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Olbia, Costa Smeralda con la città di Olbia. Qui si tratta di 7 chilometri, c'è già un progetto pronto ed è necessario che, se non vogliamo perdere queste risorse, questi lavori inizino al più presto.
Sono lavori che potrebbero durare al massimo 2 anni se si inizia già da domani e potrebbero dare un rilancio a tutto il territorio. Parliamo di un aeroporto importante per la Sardegna. Pensate che nell'anno 2021 l'aeroporto è stato il terzo aeroporto nazionale come crescita del numero dei passeggeri. Quindi insomma è un'infrastruttura che serve tantissimo all'intera Sardegna e all'intero territorio del nord della nostra isola. Il traguardo è quindi ancora lontano. Gli unici appalti più o meno in linea con i tempi previsti sono quelli dell'adeguamento tecnologico della linea ferroviaria, al 50%, ma dovrebbero essere al 60%. Per quanto riguarda lo stato di attuazione della linea ferroviaria per l'aeroporto Costa Smeralda, la Consorzio Stabile Concordia, che si occupa della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e dell'esecuzione dei lavori, sta inoltrando le richieste per l'accesso a terreni privati per attività di esecuzione dell'indagine. Indagini geognostiche, prospezioni geofisiche e sondaggi a carotaggio. Ritorniamo alla cronaca. Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava nella ristrutturazione di un'abitazione di via Roma, Settimo San Pietro. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 2 metri a causa del crollo del solaio sul quale stava intervenendo. Soccorso dai colleghi di lavoro, è stato trasportato in ospedale in ambulanza. È ricoverato al Policlinico di Monserrato, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli specialisti dello Spresal. L'autonomia differenziata danneggerà la Sardegna. In estrema sintesi è questa la sentenza sul DDL Calderoni emessa a Olbia durante il convegno sul tema organizzato dalla CGIL. Durissimo il commento sul sì al provvedimento espresso dalla Regione Sardegna. Sentiamo. È un non motivato e che non lascia spazio a dubbi quello della CGIL sarda sull'autonomia differenziata. Il disegno di legge che promette maggiore potere alle regioni nelle materie di interesse primario della collettività viene visto come un pericoloso canto delle sirene. Nella sede della CGIL Gallura, Olbia, i leader del sindacato hanno elencato i rischi derivanti dal DDL Calderoli ad una platea composta da molti esponenti dell'opposizione che criticano fortemente il sì già espresso dalla Regione Sardegna. L'autonomia differenziata rischia di confermare un divario già oggi esistente ed è troppo forte tra la Sardegna e in generale il Mezzogiorno d'Italia e il centro-nord, rischia di cristallizzare le differenze oggi esistenti sui livelli essenziali di assistenza e sui tetti di spesa in materie molto importanti. Sarebbe un falso vantaggio. Alla fine faremo i conti con quelle che sono le nostre effettive risorse, ci renderemo conto che non basteranno e saremo costretti ad arretrare ancora di più rispetto a come lo siamo. E non fa sconti alla regione Giampiero Scanu, politico di lungo corso, ex parlamentare ed ex sindaco di Olbia, tra i relatori del convegno. Nell'autonomia differenziata vede solo rischi e non opportunità e motiva così il sì della giunta regionale al provvedimento Calderoli. Ma dicono sì perché debbono compiacere, anche per ragioni di candidature, ma le pare che Solina se si possa mettere contro la Lega, che è l'altra gamba che regge in piedi questa spuria e anomala alleanza sardisti Lega. Sono ragioni di convenienza politica consumate ai danni della nostra regione. Cambiamo argomento, ma siamo a Olbia. Nuove e più capillari ricerche del corpo sono state decise dai carabinieri nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Rosa Becker, la 72enne di Olbia, sparita dal suo appartamento nelle case popolari di Via Petta lo scorso 25 novembre. Un giallo che potrebbe essere collegato all'omicidio di Toni Cozzolino, il vicino di casa del compagno della donna, Davide Iannelli, sotto processo in corte d'assisi a Sassari per il delitto dell'amico rivale. I carabinieri del reparto territoriale di Olbia stanno concentrando le ricerche nel lago attorno alla città, in particolare nel quartiere di San Vittore, vicino alla chiesa campestre. L'attività durerà più giorni e vede impegnati diversi reparti speciali dell'arma, tra cui lo squadrone dei cacciatori di Sardegna e le unità cinofile per la ricerca di resti umani. Resterà in carcere con l'accusa di tentato omicidio Pasquale Serra, il 61enne di Golfo Ranci, che nel pomeriggio del 2 giugno scorso ha ferito in pieno volto con un fucile da sub la sua vicina di casa, Petronella Codreanu, di 45 anni, di origine romena. Lo ha deciso il GIP di Tempio Pausania nell'udienza di convalida del provvedimento restrittivo. E ancora
in gallura per parlare del ponte di Montepino, che attende di essere ricostruito dal 2013, ovvero da quando crollò nel corso del passaggio del ciclone Cleopatra. Sull'argomento è intervenuto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Di Gioi, che sollecita Regione e Provincia sul cronoprogramma dell'opera. Sentiamo.